verso le 5:30 è esplosa una bomba d'acqua. L'acqua che veniva da tutte le parti, che veniva da qui, dallo scivolo, che veniva da dietro, dal giardino, dappertutto. Come ho cercato di scendere, l'acqua saliva immediatamente, continuamente, e mi è arrivata quasi al primo piano l'acqua. Qui ci abitiamo io e mio marito, abbiamo 70 anni per uno, ci abita mia figlia che parte la mattina alle 4:30 di casa e quando va bene ci torna alle 6 la sera, quindi siamo soli. Questa volta ha avuto anche paura? Tanta, tanta, perché quel rumore così forte mi dava una certa ansia. Il giorno dopo l'ondata di maltempo che ha colpito il territorio aretino rimane fango e tanta rabbia nelle abitazioni degli aretini colpiti dall'alluvione. L'acqua arrivava praticamente alla rampa, quindi era 1,5 metri. Questo è il garage. Qui davanti tutta questa sabbia, tutta questa terra non era nel giardino, era di là, fa parte del fiume. Angelo Rossi risiede proprio nelle abitazioni alluvionate, è un consigliere di Ora Ghinelli ed ha presentato una interrogazione urgente. Mentre per esempio nella strada un tempo c'erano tutti i canali, c'erano tutti i fossi, penso una 30 anni fa decisero di interrare tutto quanto e fare delle buche nelle quali entrasse l'acqua. Queste buche ovviamente sono insufficienti, specialmente quando ci sono gli acquazzoni, spesso non vengono manutenute, quindi si intasano e l'acqua scende, come appunto dicevo, un circuito di Formula 1 fortissimo giù dal monte e arriva qui a valle allagando tutto quanto. Per quanto riguarda il torrente è lo stesso problema, circa nell'88 venne interrato e quando scendono dalla montagna i tronchi che ci sono, appunto degli acquazzoni, quindi scendono giù tronchi, rami che intasano l'imboccatura del canale sotterraneo, è lì esonda tutto. Ma dal fiume non è arrivata solo acqua? No, di tutto, fango, terra, pezzi di legno, fogliame, melma, molto probabilmente le fogne, c'è stata la risalita della fogna, quindi di tutto. Questa volta purtroppo ci sarà da rifare anche il bruciatore, perché l'acqua è entrata, ripeto, il garage e la cantinetta erano al soffitto quasi, quindi l'acqua è entrata ovunque. Io ancora non ho nemmeno la luce completamente, c'ho solo quella di illuminazione perché non potendo attaccare quell'altra ho buttato via un sacco di roba. Cosa farà da ora in poi per non avere più paura? Si trasferirà, andrà via? No, io è dall'82 che abito qui e questa ormai è la mia casa, io non scappo, io voglio delle risposte, voglio che qualcuno si impegni a mettere le cose a posto perché credo che ne abbiamo diritto tutti e quindi io non scappo, io voglio rimanere qui ma voglio che le cose vengano messe a posto.